Bentornati sul mio canale, sono Jessica, lettrice tra le ombre, come sempre. Parlo piano, vabbè, il mio gatto sta dormendo, ma dettagli, perché ho gente di sopra, quindi devo parlare piano, altrimenti non voglio disturbare, magari sanno chi dorme, eccetera, quindi non voglio assolutamente disturbare. Come da titolo avete capito bene, oggi vi parlerò di 5 titoli. Brevi. Ebbene sì, io, amante, magari non lo sapete, ma sono un amante dei libri lunghi, dei bei cicciosi, dei bei mattoni. Oggi sono qui a parlarvi di libri brevi, non oltre le 160 pagine, mettiamola così, libri diversi, magari che non conoscete, me lo auguro, perché basta sentir parlare sempre dei soliti piccoli brevi libri, sempre gli stessi titoli. Anche perché, ve lo dico, ho in previsione di girare un video, anzi, forse due video dedicati ai libri lunghi, ai mattoni, ai mattonazzi che tanto tanto amo. Quindi quello più avanti. Oggi ci dedichiamo letteralmente alle cose piccole, cose brevi. L'idea di partire da un libro che penso ne avete le scatole piene, ve ne ho parlato in lungo e largo, ma ho notato che c'è qualche personcina nuova e non è che si è messa a vedere tutti i miei video, per cui rispolveriamo un po'. Magari anche chi l'ha visto prima non se lo ricorda neanche. Sto parlando del mio amatissimo Andrei Longo, Solo la pioggia, edito Sellerio. Questo conta, ve lo dico, 160 pagine, precise precise. Io tolgo sia i ringraziamenti che la nota dell'autore, eccetera. Quindi le pagine che ci interessano di più, quelle cicciose, sono 160. Ma perché secondo me questi sono tutti titoli che possono essere letti benissimo in una giornata? Perché ti lasciano quella giusta curiosità che ti porta a non lasciarlo andare, a non posarlo. Andrei Longo ha uno stile di scrittura proprio così, ti prende, ti cattura. I suoi libri sono in dialetto, lui è amalfitano, è un autore amalfitano, italiano, ma credetemi, non pesa tanto perché si capiscono le parole, sì. Scrive in dialetto, ma comunque diciamo cerca sempre di dare un tono italiano, voglio dire, sì, si capisce benissimo quello che vuole dire. Questa è la storia di, come si vede in copertina, tre fratelli, quattro, se non ricordo male, tre o quattro, credo. Sì, l'ho letto 2 anni fa, mi ricordo perfettamente tutto, ma non mi ricordo la quantità dei fratelli. Loro ogni anno si ritrovano a commemorare. Diciamo a ricordare la morte del padre in una cena. Di solito la fanno sempre in un locale. Un anno decidono di farla a casa di uno di loro. Si ubriacheranno e si sa, in vino veritas e usciranno fuori gli altarini, tradimenti, illusioni, disperazione. E delle crude verità che porteranno ad una tragedia, a un finale veramente tragico. Basta, cioè tutto qui, ma questo veramente si divora. Io l'ho letto in un pomeriggio, cioè non riuscivo a staccarmi, complice sicuramente anche il font grande che adotta Sellerio. Andrei Longo, Solo la pioggia, appunto, Sellerio. Veniamo poi ad una delle mie case editrici preferite, che più adoro. Siamo Letteratura Argentina e più che altro, ecco, questa casa editrice si occupa di letteratura argentina, anche di questo libro me ne avete sentito parlare, però è sempre bene dare una rinfrescata, magari appunto, ripeto, c'è qualcuno di voi che non lo conosce e va conosciuto assolutamente. Sto parlando di Juan Carlos Sonetti, Yadi.
Questo in modo specifico credo che conta 150 pagine, no, 110 pagine, cioè veramente proprio minuscolo. Sapete in quanto tempo l'ho letto questo libro? 3 ore. Non, che poi tra l'altro di sera, io non leggo mai di sera, leggo raramente di sera, ultimamente di più, però notoriamente leggo poco la sera. Questo mi ha letteralmente catturata, mi ha prosciugata, anche perché al suo interno c'è una sorta di mistero che è difficile da capire. Voi non riuscirete a capire, l'ho capito quasi alla fine, nonostante ciò è stata una lettura piacevolissima, bellissima, se non erro dato 4 stelle e mezzo, perché per me doveva essere un po' più lungo. Non ho dato le 5 stelle perché doveva essere assolutamente più lungo. Qui si parla della vita di un uomo malato, presumibilmente anziano, e non si sa quasi, devo dire, neanche il nome di quest'uomo. Vive in un paesino perché in questo paesino c'è una clinica, l'unica che può guarirlo, che può curarlo. Lui può uscire da questa clinica, ha libertà d'uscita e ogni giorno lui si reca in un bar, scrive una lettera e delega il cameriere, dato che lui non può per problemi di salute, delega il cameriere a spedire questa, imbucare questa lettera. La gente chiacchiera, mormora, perché? Perché la lettera profuma, la lettera ha un... quelle che... le lettere che lui riceve in risposta profumano di donna apparentemente giovane, anche perché cosa accade? Accade che il cameriere non si fa gli affari suoi e quando riceve la lettera, quindi di risposta che deve riconsegnare al malcapitato, al povero uomo, le legge praticamente, sente il profumo di donna e presuppone che l'uomo abbia una relazione con una donna molto molto più giovane di lui. Non vi dico nient'altro, il libro è meraviglioso. L'Assur, anche l'Assur come Sellerio, adotta un font, per questo forse, e anche ovviamente per altro, è uno delle mie case editrici preferite, un font leggibilissimo. Ripeto, Juan Carlos Sonetti, IAD per Sur. Veniamo ad una lettura che a me ha lasciato tanto, molto doloroso, un romanzo brevissimo, piccolissimo, anche questo conta 140 pagine, toccante, bello, meraviglioso, un dialogo a senso unico, una scrittura meravigliosa. Questo, a differenza degli altri, l'ho letto in 2 giorni, perché devi un po' prendere fiato. Ve lo dico subito, sto parlando di Hyun Lee, dove le ragioni finiscono per NN. Questa è una storia molto dolorosa, in quanto ho detto appunto precedentemente all'inizio, è un dialogo a senso unico, è una madre che parla al proprio figlio, morto suicida. Bellissimo, è toccante, una madre che si spiega, che si domanda il perché è successo, come è potuto accadere, una madre che mentre il figlio molto giovane, che si domanda cosa poteva essere, cosa poteva diventare il figlio se non fosse accaduto quello che è accaduto. Una madre che chiede perdono al figlio, per capire anche dove ha sbagliato. Una scrittura veramente evocativa, delicata. Non è per tutti perché è veramente una storia che ti strappa il cuore. Ma mi è piaciuta veramente, veramente tanto. Questo è il font. Ho lasciato il segnalibro che lasciano, che danno insieme al libro. Questo è il font, meraviglioso. Bello. Non ho i fantasmi in casa, eh? La persiana che si è magicamente riaperta perché fuori c'è un tempo da lupi. Quindi perdonatemi se sentite rumore. Comunque, ripeto, non c'è altro da dire, se volete una lettura delicata, dolce, ma veramente un pugno nello stomaco, assolutamente ve lo consiglio. Ripeto, Dove le ragioni finiscono, Hillian Lee, NN.
Veniamo al quarto libro, sorrido perché questa è stata la lettura dello scorso anno, una delle letture più belle, un autore italiano, quindi secondo autore italiano che incontriamo, ma ce ne sarà un ultimo. E di questo forse non me l'avete sentito parlare abbastanza, e comunque di Maurizio Fiorino, Macello, Preu. Anche qui, allora, qui ci troviamo invece 100, ora ve lo dico, anche qui sulle 147 pagine, quindi siamo sempre un range veramente di pagine molto ristretto. Ma di cosa parla Macello? Macello non è in realtà il termine che pensiamo noi, Macello è un negozio, è una macelleria dove lavora il papà, del nostro protagonista. Un ragazzo con qualche problemino cognitivo che lotterà contro se stesso, contro tutti i suoi demoni e contro anche un padre praticamente assente, un padre che non l'ha mai accettato, un padre che si è sempre dimostrato ostile nei suoi confronti. La copertina c'entra poco con quello che accade all'interno del libro, del romanzo, quindi non fatevi fuorviare dalla copertina. Si parla di amore, ma si parla anche di tanta confusione. Un ragazzo, un protagonista veramente molto molto confuso, non sa la sua sessualità, non sa come districarsi nel mondo e soprattutto, ripeto, cerca di capire il perché ha avuto sempre un padre così distante, così poco presente nella sua vita. Lo scopriremo alla fine delle pagine, ovviamente. Il padre, vuol dire, della madre dov'è? La madre è morta in un incidente stradale e lo ha lasciato praticamente a crescere da solo il bambino piccolo, perché è morto quando appunto il protagonista del romanzo era molto molto piccolo. Basta, non dico nient'altro, la scrittura è veramente meravigliosa, anche questo l'ho divorato in 2 giorni perché comunque è breve e la storia vuoi sapere come va avanti e soprattutto che fine ha fatto il padre, perché il padre tutto a un tratto già lo troviamo alle prime pagine del romanzo, per cui non vi dico niente, non è spoiler, scompare. Il padre lascia da solo questo figlio con problematiche, è come se non ce la facesse più, è come se non lo sopportasse più. È come se non riuscisse appunto proprio ad accettarlo. Vi invito a scoprire le motivazioni, a scoprire se ha fatto bene, se ha fatto male, se è giusto così, se c'è una motivazione reale che ha portato appunto questo genitore, questo padre ad abbandonare il figlio. Vi ripeto, Maurizio Fiorino, sì, Macello Pereo. Veniamo a uno dei libri più esilaranti, conturbanti, disturbanti, perché non è stato un libro disturbante, ma sorprendente, tra i cinque, sicuramente sì, autore italiano. Io ho conosciuto con questo libro l'autore ed è, cioè, me ne sono follemente innamorata perché è veramente, è una forza della natura. Sto parlando di Alessandro Berselli, Le Siamesi per Elliot. Qui, dunque, penso che sia veramente anche qua 130 pagine. Cioè, capite bene che si divora. Però io l'ho dovuto leggere in 2 giorni. E c'è stato un tratto del libro che l'ho dovuto rileggere 2 volte. Perché non credevo ai miei occhi. Cioè, non vi giuro, non credevo ai miei occhi. Questo è il font. Non è molto grande, è un font medio piccolo. Ma è una bomba. Qui si parla, è un romanzo di formazione, si parla di una ragazza che apparentemente ricca, benestante, anch'essa con una storia familiare abbastanza discutibile, incontra durante una mostra, incontra una sua vecchia amica. Da lì si riprenderanno dei rapporti, ci saranno dei rapporti. Diciamo così, sì, si riprenderanno dei rapporti che porteranno la ragazza a ritrovare i suoi vecchi amici di scuola, ma anche a gridare vendetta, vendetta verso questi compagni.
il finale, voi altro che Tilly, cioè veramente, io ho letto Tilly, questo è tutto, siamo proprio su tutt'altro pianeta e non credete assolutamente che sta scritto in italiano, perché un colpo di scena finale che voi dite, ma davvero? Cioè, sto leggendo questo? Cioè, pazzesco, io ve lo straconsiglio, poi fate voi. Prima che va fuori catalogo, perché ne ho veramente il timore, cioè, leggetelo perché veramente resterete a bocca aperta. Poi, vi ho detto, è anche veramente molto molto piccolo, molto breve, quindi è Alessandro Berselli, Le Siamesi per Elliot. Allora, in questo video potevo inserire anche altri libri, e ne ho, infatti, li sto guardando da qui, però sarebbe una ripetizione. E non sono solita leggere libri brevi, molto così brevi. Quindi in questo video ho voluto raccogliere quelli che ho io e quelli che ho letto, ovviamente, e quelli che mi hanno lasciato qualcosa. Fatemi sapere voi se avete dei libri brevi, ma che vi hanno lasciato tanto. Fatemi sapere, ovviamente vi aspetto nei commenti e vi aspetto anche nei prossimi video, ovviamente, qualora vogliate. Un bacio grande, alla prossima. Ciao!